Le tastiere dei computer, pensa che sputate, le dita sporche, peli pubblici incastrati sulla cappa, spaccate da Mazzoli quando si incazza, sì, cioè. Le sburrate, ma perché? No, col burro dico, quando sburri col burro, ma chi è che sburri sul pane tu? Ma chi è che imburra le tastiere? Ma magari sei lì che stai imburrando il pane e sburri la tastiera, ma non puoi usare uno Scottex come tutti, no? Eh beh, ma sai, può succedere, il computer ormai fa parte di noi, no? Ma tu ti pulisci con la tastiera? Guarda il vetro di un telefonino, è pieno di sputi. Figuriamoci la tastiera di un computer vicino magari alla cucina, ti schizza il burro e sburri la tastiera, capisci? Pezzi di unghie, limoni. Mai successo a voi di sburrare una tastiera? Guarda, dai Fabio. Adesso Fabio, dovrei andare in analisi per scoprirlo. Io l'ho portato in un motel una volta. Scopato tutta la notte. Tu e lui basta. Io la tastiera mi sono fatta la chiavata. Ma non hai fatto il trittico col mouse? Ctrl L. Ah. Ciao attivista, andiamo. Ogni giorno milioni di nuggets di pollo vengono affogati nel ketchup, sì. Miliardi di pezzi di scotch vengono strappati alle loro madri. Bilioni di tergicristalli vengono sbattuti a destra e a sinistra sotto la pioggia. No. Ma la gente fa finta di niente. Dove andremo a finire così? Chi si batterà per i più deboli? Qui ci vuole l'attivista. Sono io l'attivista. Buongiorno. Sì, pronto, buongiorno. Io chiamo per un'informazione. Voi in negozio tenete pure le tastiere? Sì. Senta, una domanda, ma voi insieme alle tastiere, diciamo, date, diciamo, delle istruzioni d'uso anche sulla correttezza nei loro confronti? C'è scritto tutto sulla scatola. Ah, ok, ci sta scritto, no, perché questo è importante, perché lei lo sa quante denunce arrivano alla nostra associazione da parte delle tastiere stesse per maltrattamenti? Pronto? Signora? Insensibile? Cuore di pietra? Buongiorno. Sì, pronto, buongiorno. Chiamo per un'informazione. Voi tenete delle tastiere? Sì, sia tastiere mouse, sì, qualcosa abbiamo. Sì. Ah, perfetto, ok. E questo, diciamo, non vi scatena dei sensi di colpa a voi? Perché abbiamo delle tastiere? Sì, che le vendete, diciamo. Non capisco la domanda. Cioè, lei sa, no, che fine fanno, diciamo, le tastiere che vengono quotidianamente malmenate e, insomma, maltrattate, sa, no? Le tastiere, sì, dei computer con le dita tutte unte, de merendine, le briciole dei crecherini. Quindi? Dico, non capisco. Cioè, la mia domanda è: voi educate il cliente a trattarle meglio? Certamente. Ah, ok, gli fate tipo un corso introduttivo all'uso corretto della tastiera? All'uso corretto della tastiera, no, dato che noi vendiamo rigenerato. È proprio nel negozio, appena entrati, si parla proprio di ambiente, quindi rispetto per l'ambiente. No, ma poi, se una persona, certo, non ha rispetto per se stessa, io certo, ma si sta parlando chiaramente, non neanche, certo, neanche certo, dire al cliente lei deve fare così. Chiaro, ma infatti io stimo molto il vostro negozio per questo, perché il rispetto per l'ambiente è la prima cosa proprio, cioè la mia parola d'ordine è rispetta l'ambiente o vai via. Questo è, quindi sono troppo d'accordo, però dico la tastiera, cioè che noi riceviamo un sacco di denunce di tastiere maltrattate, picchiate con polpastrelli unti, tutti sporchi, pure pelosi. Scusi, lei, sì, se mi fa capire, cioè, mi sta chiamando da un'azienda, un privato? La mia è un'associazione non profit, diciamo, ecco, capiamo. Non capisco, certo, neanche la domanda. Certo, infatti, però diciamo ci occupiamo di questi diritti che vengono veramente calpestati, anzi direi diciamo schiacciati coi polpastrelli più che calpestati coi piedi tutti i giorni, nessuno ne parla. Sono atrocità anche peggiori, se vogliamo. Certo, questo è chiaro. Questa persona, dal fatto che se una persona non ha rispetto per se stessa, cervello, immagino se possa avere rispetto per una tastiera. Certo, infatti, questo è sicuro. Allora, guardi, io sento già, diciamo, il suo appoggio.
maggio, quindi quando verremo a manifestare nel vostro negozio, ecco, so che troveremo le porte aperte. Su cose di manifestazioni in genere, sicuramente non ho questa possibilità. Comunque, da conto mio, per la manifestazione in genere sono molto dubbioso per tutta una serie di discorsi. Certo, ma io questo retromarcia. Sì, sì, vabbè, ma noi veniamo a piedi, numero uno, usiamo carta riciclata, pennarelli vecchi, quelli quasi scarichi. Può fare quello che vuole. Questo è un negozio privato a cui io devo dare delle garanzie a chi mi ha messo qua. La strada è di tutti. Scusi, mi sto parlando. La strada è di tutti, quindi noi veniamo fuori. Se lei parla da sola, no, io sto a parlare con lei. Con lei sto a parlare. Non mi lascia lo spazio, quindi la chiacchierone. Stupido chiacchierone. L'attivista. Che so io. L'attivista.